Siamo al momento delle prove libere di Monaco, sono andate piuttosto bene, ma c'è un problema. Qualifiche sul bagnato. In un certo senso mi andrebbe bene perché il computer non è forte sul bagnato, meglio, non è forte come sul asciutto. Ma con la mia macchina, sulla pioggia a Monaco, dove posso andare a finire? Il prossimo Gran Premio dovremo sostituire per forza tutti i componenti. Forse lo faremo dopo le qualifiche, se siamo ultimi o penultimi. Facciamo le qualifiche. Stacchiamo il clima anche se rischierò pioggia, forse anche pioggia no, non credo sia pioggia pesante, però è pioggia da intermedie. So anche quante gomme intermedie so. Allora, la cosa che direi è fare subito un giro all'inizio sessione, così da farci un'idea su dove possiamo essere, se ultimi di quanto almeno. Guardo dopo. Madonna. Che schifo. Non tiene una minchia. Quando dicevo che a Monaco dove cazzo vado, è proprio per questo. Sembra di guidare una barca. Ma merda. Ma che cazzo è? Un secondo giro 1,23 giro, io farò 1,30 come minimo, ma se ho l'assetto almeno quando sono in box ci guardo. Cioè, ha fatto 1,23 Leclerc, io sono a 1,20 e non ho ancora fatto l'ultima curva. Ok, addirittura sono davanti Russell, cioè sono fortissimo allora, sono veramente forte. No, la pista è ancora bagnata. Sado su scelta gomme, metto gomme da asciutto. Oddio, prendo solo un secondo, eh. Io mi gioco la matta, ragazzi, non me ne frega un cazzo, ma sono parto ventesimo. Gomme da asciutto perché secondo me nel finale la pista migliora. Cheat, adesso farò cagare. Anche Ghiotto rischia le gomme da asciutto. Non è poi così sconsiderata come cosa. Dai, dai, dai. Quanto sono? Come ventesimo, perché? Perché sono ventesimo? No, aspetta un attimo, fatemela capire sta cosa. No, no, no. Ah, ecco, P13. Che giornata storica per Ferrara Corse. Nella pista più assurda per farlo, entrambe le macchine in Q2. Thank you.
P12. Giovinazzi? No, Giovinazzi. No, ancora mi devo sconfiggere in qualifica. Dai, dai, dai. P7 o P12? Perché sono tutte... Settimo! Come settimo? Come settimo? Che vuol dire settimo? Cioè, mi sono qualificato per 80 millesimi. Seriamente. Di boh, spruzzo. Schifo, decimo, ma vaffanculo. No, vaffanculo, un cazzo, non sono mai partito decimo. L'ho tenuta stretta questa posizione. Ma prima di iniziare ricordiamo le prime tre posizioni. Hamilton, Bottas e Sebastian Vettel. Le qualifiche si chiudono qui, ma il bello deve ancora venire. Appuntamento domani con lo spettacolo del Gran Premio. Beh, faccio da tappo in una maniera allucinante, Dio Cristo, me ne frega un cazzo, non devo far passare nessuno, Dio Cristo, per sta gara, non me ne frega niente. La Formula 1 ritorna a Monte Carlo per questa stagione, casa del famoso casinò inaugurato nel 1863 e ovviamente di una certa gara che si tiene dal 1929. Vincere a Monte Carlo è difficile, ma una vittoria qui può significare molto per la carriera di un pilota. Questo weekend siamo sulla Riviera Francese, sul circuito di Monte Carlo, i 3 chilometri e 3 più famosi del mondo. Tra la pole e la prima curva c'è davvero poco spazio, poi si sale verso il casinò prima di scendere verso il porto nel secondo settore. 7 curve a sinistra e 11 a destra, solo una zona per il DRS. I sorpassi qui sono impossibili. Ora mi chiedo, Luca, i team di metà classifica tendono sempre a destabilizzare la gara e a mettere in difficoltà le scuderie più in alto. Quindi, secondo te, ci saranno pit stop anticipati? Se ti trovi a metà gruppo hai una gara diversa da affrontare. Non credo che il loro primo pensiero sia quello di far preoccupare i più forti. Invece dovremmo aspettarci dei pit strategici nelle zone alte della classifica. Ad esempio, se sei secondo o terzo, portare dentro i box una delle due vetture per una sosta anticipata mentre l'altra viene lasciata in pista può mettere molta pressione al leader della gara e magari indurlo in errore. Siamo quasi alla partenza ed ecco come si configura la griglia di oggi. L'ottimo lavoro di Valtteri Bottas in qualifica gli è valso la pole position. E proprio lì accanto c'è Sebastian Vettel. Proseguendo lungo la griglia, queste le posizioni. Leclerc, Albon, Lewis Hamilton e Ricciardo, Sainz, Grosjean, Ferrara e Antonio Giovinazzi, Norris, Perez, Kimi Raikkonen e Ghiotto, Verstappen, Russell, Lance Stroll ed Esteban Ocon, Gasly, Magnussen, Latifi, infine Dani Kiat chiude la griglia. È quasi il momento di accendere i motori, andiamo in pista. Ma però, non ci avevo guardato. Se noi partiamo, punto no, se partivamo decimi eravamo all'esterno, invece così siamo all'interno, possiamo guadagnare almeno una posizione.
Ok, siamo ottavi. Ottimo, c'è Ricciardo davanti che può fare la tappa. Che rischio che abbiamo preso su Sainz. Ah, c'è la Mercedes nera, ci ho guardato adesso. Che figata. Ottimo. Ho il dubbio che Sainz abbia rotto l'ora. Buschiamo l'undercut. Voglio provarci. Sperando di non rientrare in mezzo al traffico. Com'è che ho rotto l'ala? Quando è che ho rotto l'ala? Quando è che ho rotto l'ala? Cioè con l'ala rotta sono riuscito a tenere quel passo lì. Sono davanti a Sainz. Non Latifi, quanto sei fermo. Colpa dell'ala, ho perso un fottiga. Ancora mi chiedo quando l'ho rotta. Adesso da passare mi sono rimasti quelli con le gialle. Grosjean è uno di quelli che si è qualificato con quelle, poi c'è Hamilton che va bene, lo passa. Oddio, io non ci avevo pensato, ma effettivamente il terzo sarebbe Verstappen. Verstappen può essere, è vero, Verstappen magari si è qualificato con la gialla e è vero, Verstappen è stato penalizzato. Cazzo, non me ne sono accorto, ma sto guadagnando su Ricciardo. Avevo ragione, Verstappen era quello che mancava all'appello. Hamilton è davanti, ma non di tantissimo, eh. Se non fosse stato per quel cazzo di ala, Dio Cristo. Come sono a 3 secondi o 6? Che cazzo sta succedendo lì davanti? Ok, l'ho tenuta. Devo riuscire a riprendere Ricciardo. Continua a perdere anche senza che Grosjean davanti.
Secondo e mezzo, dai, dai, dai. Stai fuori. Ok. Dovrei essere settimo tranquillamente se non faccio stronzate. Due coglioni, se l'avevo a tiro non riesco a riprenderla. Fatto il possibile, fatto veramente il possibile, anche di più forse. Porca puttana, ce l'avevo lì a 2 secondi. Se non avessi perso tempo con quell'ala di merda e sei stato davanti, madonna di un dio. Quando l'ho rotta l'ala? Siamo stati tesi per tutta la durata della gara, ma alla fine abbiamo assistito a una vittoria stupefacente. Perché trovi c'è talmente caldo che ho sudato. Cosa è dovuto alla vittoria di oggi? Credo che la vittoria sia merito di una gestione oculata delle gomme e di una guida senza spavature. Una combinazione che ha consentito di ottenere il massimo dagli pneumatici per l'intera gara. Eccoci qui ancora una volta a celebrare la vittoria di una scuderia ormai abituata al podio. Gara perfetta e successo meritato per la Ferrari. Vediamo cosa è cambiato nella classifica piloti. Il leader della classifica sperava in qualcosa di meglio, ma il campionato ora si prospetta più interessante. Luca Filippi, dopo questa giornata incredibile, chi è stato il migliore in pista per te? Direi Sebastian Vettel. Oggi era una spanna sopra gli altri e ha guidato in modo incredibile. Vediamo come si presenta ora la classifica del campionato costruttore. La Ferrari sale al comando in vetta alla classifica. Un altro team che ha dato spettacolo oggi è stata la Williams, premiata da un balzo in classifica. Dopo una gara del genere il mondiale di Formula 1 è più incerto che mai. Restate con noi perché il prossimo Gran Premio è già dietro l'angolo. Cazzo, Russell è arrivato decimo. Minchia. Io ho avuto il giro più veloce, migliore di quello di Hamilton. Però no, non sono il pilota del giorno, no. Siamo sempre undicesimi. Mentre nel costruttore abbiamo superato Alfa Romeo. Cioè andiamo meno a due. Vabbè, due. Cioè, è bello che non sono più diventato pilota del giorno da quando ho quello sponsor. E dobbiamo, ecco adesso che ci siamo, iniziare a cambiare i pezzi, perché come state vedendo abbiamo un motore tremendamente usurato. Beh raga, detto questo, io direi che possiamo salvare e a questo punto ci vediamo col Gran Premio di Baku. Bella!